Eccoci qua, allora scusate, mi sono accorto che avevo mutato il microfono. Allora, Tiv, ci sei? Ora vi mostrerò ovviamente dove sono nascosti i collezionabili. Now I will show you where you can find the collectible here, the piece of cheese formaggio on this map. Tiff, mi dai conferma che ci sei? Nel frattempo che Tiff si collega, vi mostro un po' la mappa. Ah, perfetto, eccolo qua. Allora, Tiff, adesso ti mostro tutti i collezionabili. Allora, uno dei primi lo trovi quante ne trovate? Ok, quindi stai a passaggio a livello. Ho capito bene? Quante ne trovate se già le hai prese, da dove le hai prese? Perché così poi mi regolo di conseguenza. Si era fermata la live al cambio. Ok. Allora, sono su Discord, Steve, ovviamente, se vuoi entrare. Allora, io inizio. Allora, la prima, abbiamo detto, vi faccio vedere, sta proprio qua vicino. Si trova sulla quarta casa. Allora, te li faccio vedere tutto quanto. Adesso devi andare dove ci sono il gruppo di quattro case. Non quelle lì sulla rotonda, ma sulla parte alta. Qui in questo momento infatti ci troviamo sul terreno dietro la farma. Vediamo un po' dove sta. Ecco qua, vedi? Questo è quel terreno grande grande che sta dietro la farma, e qua invece il terreno della farma. Quindi la quarta casetta qua, vedi? E te la trovi sull'altalena. Io mo te li faccio vedere tutti quanti. E la prendi. Ecco qua. La prima è stata presa. Con il tasto R ci vai vicino, punti e cerchi di premere il tasto R. Ti esce scritto nel menu. Raccogli. Con F1, adesso l'ho nascosto il menu. Ok, se hai preso quello della panchina, dovresti averlo preso qua, vicino alla chiesa praticamente. Allora, dovrebbe essere qua. Allora, qua a casa vai. Allora, abbiamo detto che su uno dei due lati della chiesa, qua sulla panchina, ci trovi il pezzo di formaggio. Vedi? Là sta il casacai, il caseificio. Arrivi uno su due fianchi e sulla panchina trovi il collezionabile. Ora vado avanti, poi di qua caseificio, casa Rai, venendo dal lato del... Allora, da qua poi caseificio, poi vai nel... mi pare che è un altro sacco. Allora, inizia, facciamo così. Poi chocolate fish. Poi qua stessa cosa, lo trovi là di fronte, sempre sulla cassa.
Cioccolati. Sta qua, vedi? Perfetto. Ti trovi qua. Lisci cioccolati. E te lo trovi sulla cassa. Ecco qua. Dimmi quando ci sei, Tiff, che vado avanti, Tiff. Ci sei? Tipo, se vuoi puoi venire anche su Discord, così abbiamo un'interazione. Ok, perfetto. Allora, dopo qui da Cioccolatier esci e vai dove sta questo palazzo blu qua. Ah, ok, non ti preoccupare, allora non ci sono problemi. Perfetto, allora, la chiesa sulla panchina, Cioccolatier di fronte al supermercato, la trovi a terra, fammi vedere. Ok, allora andiamo avanti. Vieni qua. Poi dopo vado a riverificare là. Dove sta sto palazzone blu? Vicino al manettone qua dell'idrante. A terra. Complenka ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille. Tom Prank. Tom Prank. Benvenuto nel canale e grazie per il follow. Ok, ci sei, Tiv? Fammi sapere. L'altro dobbiamo andare dove sta casa Rai, dall'altra parte lo andiamo a raccogliere. Cerchiamo di raccogliere prima tutti quanti questi che troviamo in quest'area qua, nella parte bassa, e poi ci spostiamo nella parte periferica. Quindi, dove c'è questo palazzone, dove c'è il cioccolatificio là, si arriva qua e qua a terra. Ok, perfetto. Ok, allora adesso andiamo a recuperare l'altro che si trova dietro il famoso vaso di Pandoro. Anzi, di Pandora. Allora, venendo dal palazzone, spalle al supermercato, andiamo dritto dove c'è il caseificio e qua troviamo l'altro pezzo di formaggio. Ecco qua. Quando ci sei, me lo dici e poi proseguiamo. Ok, perfetto. Adesso usciamo da qua e andiamo da quest'altra parte. Allora, se non ricordo male, dovrebbe trovarsi su una delle altalene. Eccola qua. Quindi esci dal caseificio dove fanno le mozzarelle buone. Esci dove a sinistra ti trovi la chiesa. Vai dritto e poi a sinistra c'è l'altalena con il formaggio, quindi ricordati il caseificio. Esci, vai dritto a sinistra, sulla casa a sinistra. Io lo prendo, quando sei pronto mi dici vai e io proseguo. Un altro sta ancora qua vicino. Ci sei? Scusa, me l'ho letto. Allora, vediamo un po'. Devo mettere l'orario, visualizzo orario.
Ok, quando ci sei me lo dici e io mi muovo così te li faccio trovare tutti quanti questi cosi qua, questi pezzettini di forma. Perfetto, allora da qua adesso dobbiamo avvicinarci verso la collina, quindi noi attraversiamo qua, qua non c'è più niente da prendere nella parte bassa. Adesso dobbiamo spostarci verso quel gruppo di case, le tre case sulla salita. Tu puoi anche percorrere la strada. E dobbiamo andare verso l'albergo Sonneblick. E praticamente mi pare che si trova alle spalle di un supermercato qua. Quindi tu se lo fai a piedi meglio ancora. Quindi arrivi da là, vai dritto. E qua dove c'è quel tendone giallo, quindi il terzo blocco delle case a terra, ci trovi le fromage. Tu vas trouver le fromage. Voilà. Quando sei arrivato qui, me lo dici e proseguiamo. I'm showing where you can find the color table here on this map. Ok. Let's go. Let's go on now. E adesso saliamo. Allora, mo mi devo orientare un attimino. Allora, dunque, dalla stazione è stato preso. Ci sarebbe ancora un altro paio. Vediamo un po' se mi ricordo. Dovrebbe essere. Allora, intanto. Ah, ovviamente adesso dobbiamo allontanarci e quindi c'è su una di queste case qui che non è questa, penso a queste, che dovrebbe essere quella là in fondo. Quindi poi dopo vi faccio vedere la posizione della mappa, quindi vai questa e vai verso la casa sulla salita. Un altro collezionabile sta là. Anzi, quindi andiamo direttamente su all'ostello là. Quindi da qui, una volta che è stata presa da questa zona qua, anzi qua mi pare, e dalle case che stanno, il blocco di case che ho perso, dovrebbero essere una di queste tre. Andiamo qua a recuperare, quindi andiamo dritto. Questo ovviamente lo si può fare anche con un automobilini. All'inizio l'ho fatta così, la faccio a piedi perché così più o meno uno si può creare un percorso, un parkour come ho fatto io, un itinerario. Quindi adesso dobbiamo salire lassù sulla montagna. Andiamo sull'ostello. Qua là sui monti Conanet, dove il cielo è sempre blu. Allora, oh, sta qua sopra. Allora adesso entriamo e dobbiamo andare verso quello scivolo dove c'è questo muro e l'idrante. E sulla cabina elettrica qua troviamo il formaggio. Quindi basta ricordarsi: altalena, ristorante, idrante, e qua sopra troviamo il collezionabile. Quando ci sei, ti fammi sapere che procede, andiamo avanti. Perfetto, da qui ritorniamo sulla sinistra della struttura e andiamo verso
Il palazzone solitario, che dovrebbe essere quello laggiù, se non ricordo male. Quindi scendiamo, scavalchiamo. Ah, eccolo là, scusate. Quello là in mezzo alle case là, sì. Ci sarà attenzione perché la maggior parte di queste case qui si somigliano e ci sono due blocchi di case che hanno anche la macchina messa in una certa posizione in discesa, quindi è abbastanza facile confondersi e potrei confondermi anche io adesso. Comunque, devo vedere sta casa. C'è la macchina in discesa. Bisogna salire ancora, mi sa. Eccola qua. Sì, è quella casa lì. Quindi voi troverete i ponti sulla sinistra. Sulla sinistra. E sta casa ve la trovate sulla destra. Ora vi ingrandisco la mappa e vi faccio vedere dove mi trovo. Now I show you where I am this moment. Allora, non questa, ma questa qua. La casa è questa. You can find another piece here. Quindi andate avanti, poi dopo scendiamo e andiamo all'albergo a recuperare un altro pezzettino di formaggio. Quindi, questa casa solitaria. Ricordatevi che ci sono 5 alberi grossi, se voi guardate sulla mappa trovate 5 alberi grossi e uno piccolo, non potete sbagliare. Prendete questo come punto di riferimento. E sperando di non fare una gaffe, eccolo qua. La macchina grigia è qua e la trovate sul bidone. Qua bisogna saltare un pochettino che ecco qua, è l'aggancio. Ovviamente ti quando ci sei dici vai. Perfetto, ok. E io ti faccio tutto il percorso così chiunque magari vede sto video poi lo fa, gli si fa il suo itinerario. Allora, da qui adesso dobbiamo scendere, dobbiamo andare verso l'hotel laggiù. Oui, Arvid, buongiorno, carissimo Arvid, sto facendo vedere dove sono tutti i collezionabili qua sullo Ellengrand. Non so se li hai trovati tutti, noi siamo quasi a buon punto, poi eventualmente puoi riguardare questo video qua, così vedi i punti dove li abbiamo presi. Quindi, riepilogando. Certo, siamo arrivati su quella casa. Poi, se vai 2 minuti indietro e la live, o magari la guardi per intero, vedi tutti i punti dove stanno, dove sono i posizionabili. Allora, adesso siamo arrivati da quella casa lì, sul bidone che Tiv l'aveva già trovato. Adesso andiamo verso l'hotel. L'hotel non è quello grosso, grosso, ma è quell'altro là che sta laggiù. Oppla! Quindi diciamo che dall'ostello bisogna andare verso destra, verso destra. C'è la casa, quella che abbiamo visto prima, dove c'è la macchina grigia sulla salita. Dietro sul bidone si trova un altro formaggio. Adesso andiamo qua, nel giardino di questo hotel, e nel giardino su un'altra panchina, e io ci ho sbattuto la testa, ora vi faccio vedere. Su una panchina che è questa qua, qua c'è un solo posizionabile, quindi non vi potete sbagliare. E qua avete il scusate, il collezionabile, e sta sulla panchina. Ecco qua. Tiff, come sempre, quando ci sei, batti un colpo e andiamo verso l'hotel laggiù. Questa l'avevi trovato, Tiff? Tiff.
Ovviamente ci sono anche sulla Elengran i collezionabili. Aspettiamo l'ok da Tiv. Ok, perfetto. Ok, adesso andiamo, ci dirigiamo normalmente verso l'altro, il Grand Hotel. E qua poi potete decidere di fare come me, che fate un po' di ginnastica, orsacchiotte. Oh. Adesso io ve lo faccio vedere a piedi, perché così voi vi orientate meglio. Anche se io nella fase successiva, una volta che ho capito dove erano posizionati, poi me ne sono fatta con la macchina. Allora, adesso dobbiamo salire qua. Quindi basta che andate verso l'hotel che sta là, eccolo là. Stavo salendo troppo. Io all'inizio, Tiv, mi confondevo con una di queste case qua all'inizio. Poi dopo ho iniziato a farlo più spesso quell'itinerario, proprio per ricordarmi che almeno se qualcuno aveva la necessità, ecco come è capitato a te, di andare a trovare i collezionabili, avrei creato un parkour, un percorso, un itinerario. Allora, stessa cosa qua, anche qui troveremo la forma del cheese, del formaggio, sulla panchina. Dove l'andremo a cercare barra trovare? Sulla sporgenza qui, chiamiamola balaustra, ecco, già si intravede. Non potete sbagliarvi. Qui c'è il Grand Hotel. Qui c'è la promenade, qua ci sta la balaustra e qua sulla panchina alla vostra destra, se vi mettete spalle all'hotel, tac, e trovate il collezionabile. Quando ci sei, me lo dici, l'ultimo collezionabile, poi lo troveremo alla stazione vicino il campo 3, e quella mi sa che l'hai presa, però io lo faccio vedere solo per completare il ciclo di raccolta dei formaggi. Quindi quando ci sei, perfetto, adesso ci teleportiamo qua. Cari ragazzuoli, come dice il mitico Nazario Nesta, ecco qua. Allora, voi vi trovate alla stazione, salite sulla banchina. Qua vi potrebbe capitarvi che vi si infossa, ma non vi preoccupate. Quindi andate in fondo alla banchina dove c'è il venditore di animali. C'è la panchina qua, c'è la cassa, e voilà, avete trovato tutti i posizionabili, anzi collezionabili. Spero che questo video sia stato d'aiuto a tutti quanti voi. Ovviamente questo video sarà disponibile anche su YouTube, naturalmente lo troverete giovedì, ecco. Per chi ha un account YouTube, ovviamente vi invito a passare nel canale YouTube, lasciare un bel a seguire anche YouTube, e naturalmente lasciare un bel follow sotto il video. E quindi ragazzi, io approfitto per ringraziarvi. Se avete qualche altra domanda, ovviamente soprattutto per voi che state guardando questo video su YouTube, lasciate un commento. Lasciate un commento, o eventualmente per voi che state guardando questo video in replica e o in diretta su Twitch, lasciate un messaggio privato. Quindi se avete bisogno, ovviamente la prossima volta vi farò vedere i collezionabili dell'altra mappa, che adesso mi sfugge, va bene ragazzuoli, detto questo, io vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Quindi, se avete
bisogno di qualsiasi cosa, bussate. E allora, ragazzuoli, grazie a tutti e vi aspetto oggi pomeriggio, per voi che siete in diretta, dalle 15:30 in poi. Allora, ragazzi, per voi che siete in diretta, adesso facciamo un raid. Lo facciamo a Robbymel. Robbymel 81. E allora, ragazzi, non l'ha fatto. Allora, vediamo un po'. Perfetto ragazzi, come sempre io vi ringrazio, restate, accodatevi nel ride, state buono, aiù, salutate Robby Mel da Zio Dark.